Ciao a tutti, allora questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Ho la solita busta che come al solito prendo quella che fanno caciara, per cui sentirete un po' di sottofondo musicale e vediamo un po' che cosa ho finito. Prima cosa, un prodotto della Lovea, questo qui. Questo qui è lo shampoo L'Argan, questo che avevo comprato un po' di tempo fa, costa 3,99 euro, come potrete facilmente intuire, e sono 150 ml di prodotto. Questo shampoo io già ne avevo parlato un po' di tempo fa nei Most Played del mese, di forse un paio di mesi fa. Non è che mi abbia proprio entusiasmata. La Lovea fa prodotti bio e viene venduta in alcune OVS, Upim, Coin, insomma, ecco, più o meno in questi posti qua. Si trova anche da qualche parte online, ma costa un po' di più e sono siti inglesi. Questo shampoo, dicevo, non mi ha particolarmente entusiasmata e non penso assolutamente di ricomprarlo. Ho preferito di gran lunga quello alla melagrana che ho usato quest'estate, perché pensavo che uno shampoo L'Argan fosse un pochino più consistente, insomma, invece in realtà non è che mi abbia idratato chissà che cosa sulle lunghezze. Io poi, tra l'altro, ho dei capelli fini, li vedete? Cioè, stoccafissi, e sono anche capelli sottili, quindi facilmente si appesantiscono. Sono dei capelli normali, quindi non ho bisogno di chissà che cosa, però ho una cute che, soprattutto poi in questo periodo, ha la tendenza grassa. A lavare bene i capelli, lava bene i capelli, anche se però alla distanza, cioè ho usato un paio di volte, poi lo devo intervallare con qualcos'altro perché altrimenti capita che non me li lava benissimo, ma questo mi succede con diverse tipologie di shampoo, non solo con lui. Ma non avendo particolari esigenze, io sentivo i capelli un po' non aridi, perché non posso dire aridi, ma nemmeno una cosa che mi aspetto da uno shampoo all'argan. Cioè, non ho trovato grosse differenze con altre tipologie di shampoo che ho usato. Non so come dire, non mi ha convinto del tutto. Non lo ricomprerò per questa ragione. Dovessi scegliere, riprenderei quello alla melagrana, perché comunque sia, ecco, è un prodotto che ho usato continuativamente nel tempo e mi ha sempre lavato benissimo i capelli. Anche sul profumo, il profumo di argano, uno si immagina un profumo un po' caldo, avvolgente. Io sento moltissimo un sottofondo agrumato in questo shampoo, che è buono, non è cattivo, però è strano come, non so, il connubio è piuttosto strano, non lo so, mi aspettavo anche qualche altra cosa a livello così olfattivo. Non è buono e non è cattivo, senza infamia e senza lode, insomma, non lo ricomprerò per le ragioni che vi ho appena detto. Questo è il solito solvente, quello senza acetone della Parisienne, mi sembra, sì, Parisienne, che compro da Acquestapone, costa, non ricordo se 45 o 49 centesimi. Appunto, un solvente senza acetone, mi ci trovo benissimo, mi toglie qualunque cosa, anche i glitterozzi, gli smalti sugar. Continuo a prendere questo perché mi trovo molto bene. Poi ho finito un altro shampoo, questa volta mi ci soffermo praticamente poco e niente, perché è quello alla mela, di cui vi parlo in ogni dove e da non so più quanti mesi, è il mio shampoo preferito in assoluto, questo della Lavera. L'ho ricomprato già penso 3 volte, adesso continuo ad utilizzarlo, ne sto utilizzando uno nuovo, Viamont, continuerò a prenderlo perché è proprio lo shampoo adatto per la mia tipologia di capelli, mi ci trovo benissimo, mi piace tutto di questo shampoo, mi dà volume, mi pulisce bene, appunto non mi appesantisce i capelli, fa una buonissima schiuma, mi ci trovo molto bene, niente da dire, è il mio preferito. Poi ho finito un'altra cosa che ho usato ininterrottamente da mesi, mesi e mesi, sarà un anno che uso questo soffio di talco, questo qui della Pino Silvestre. Ne è rimasto un goccino, ma mi si è rotto lo spruzzatore e non riesco più a tirarlo fuori in nessun modo. Devo provare a smontare tutto qua l'ambaradan per utilizzare quest'ultimo goccino. Non l'ho ricomprato perché mi sono un po' stancata, perché poi io sono così, insomma, anche perché io questo lo uso a mo' di deodorante, uso l'allume di Rocco. E poi per tutti i giorni così uso questo a mo' di deodorante. Sono allergica a quasi tutti i deodoranti che sono in commercio. Quindi questo mi piace perché ha una profumazione borotalcosa e a me piace molto. Però mi sono un po' stancata, quindi al momento non l'ho ricomprato, ma più in là penso che lo riprenderò.
ho finito un ombretto, ma questo è un ombretto, questo non si sa che cos'è, vabbè. È l'Universal Beige numero 08 della, della Sephora, e sono questi qui che un po' di tempo fa davano in regalo, forse a un compleanno, comunque era questo. Ed è un beige color pelle che utilizzavo sempre per andare a sfumare sotto l'arcata, insomma, quindi era un po' un passepartout, ed è finito, ce l'abbiamo fatta. Ogni tanto si finisce anche un ombretto, ma con questi è facile perché appunto lo usavo tutti i giorni. Sempre ah, ma io ho detto una cavolata. Questo non era lo shampoo, ma me lo volete dire? Questo era il balsamo, perché ho finito anche lo shampoo. Ecco, facciamo così. Questo era lo shampoo e vi ho già detto tutto prima. A questo punto ritorno a lui, che è il balsamo. Che rimbambita, vabbè, lasciamo sta. Il balsamo, idem come prima, anzi, lo shampoo un pochino mi è piaciucchiato, il balsamo proprio per niente, perché per me questo è proprio acqua fresca. E se è acqua fresca sui miei capelli, che non hanno bisogno appunto di chissà quale idratazione e districazione, non so, su capelli più esigenti. Quindi sinceramente questo proprio io non lo ricomprerei mai. Lo shampoo mi dovesse ricapitare pure pure, nel senso che a lavare lava, poi non è tra i miei preferiti, ma insomma questo qui proprio no, è molto liquido, non mi fa questo chissà che, non è che mi faccia sfacelli, ma appunto, non avendo grosse esigenze, per me questa combo è andati, finiti, utilizzati, ma non lo ricomprerei mai, insomma, questo proprio mai. Lo shampoo potrebbe essere. Poi, che cosa ho finito? Ho finito una crema della Martina Gebhard, la sora Martina, come la chiamo io, quella alla melissa, che avevo comprato in un ordine che avrete visto un po' di tempo fa. Io adoro questi pottini, sono la passione di tante di noi, ma sono fantastici, adoro anche solamente questo. Quindi, che cosa dire? Io l'ho comprata per utilizzarla la notte, perché so per esperienza che le creme della sora Martina sono piuttosto corpose, quindi per me non vanno bene da giorno, ma mi piacciono tanto per la notte. Non è la prima che utilizzo, è quella che finora mi è piaciuta di più. A me piace tantissimo anche la profumazione di questa qui, però le profumazioni delle cose di Martina Gebhard sono molto molto soggettive. A me fanno impazzire, mi sanno proprio di crema buona, quindi lo dico spesso, mi piacciono tanto. Questa crema è indicata per le pelli miste e se guardate la scheda prodotto, io l'ho presa sul sito di Ecoverde, vi dice anche indicata in periodi estivi. Io sfido chiunque ad utilizzare questa crema in periodi estivi, cioè per me i periodi estivi significa che fuori ci stanno dai 30 ai 40 gradi. È impossibile, cioè, non è proprio, poi per le pelli miste, mio Dio, no, assolutamente no, secondo me è proprio un no, cioè proprio no. Per la notte io mi ci sono trovata da Dio. La uso, siccome sono creme molto corpose, quindi questi sono barattolini da 15 ml che vi durano una quaresima, la uso spruzzando, dopo che ovviamente ho struccato il viso e fatto tutte le mie cosine serali, spruzzo il tonico. Io sto usando quello della KD alla rosa e poi sul viso lo faccio leggermente assorbire. Quando il viso è ancora un pochino umido, prelevo un quantitativo di questa crema e la vado ad applicare spalmandola appunto con rimasuglio ancora del tonico. Questo fa sì che la crema si assorba molto bene, altrimenti su di me rimane pesante. Nonostante io la usi per la notte, non mi piace andare a letto con l'appiccicume sulla faccia, ma la crema è buonissima. Penso di riprenderla adesso, io sono curiosa, vorrei provare anche altre cose, ma questa prima o poi ritornerò, sempre per usarla la notte. Mi piace usare queste creme la notte anche perché mi piace proprio sentirmi il profumo di queste creme sul viso, quindi che vi devo dire, cioè, mi piace proprio come coccola serale. La riprenderò sicuramente. Vi ho detto che l'ho presa dal sito di Ecoverde, se non l'ho fatto ve lo sto dicendo ora. Poi ho finito, questo è uno shampoo in travel size che mi aveva regalato Lucy tra le cose che mi ha mandato a Natale, ve l'avevo anche accennato, è della John Frieda ed è quello per capelli biondi, questo qui. Non è un prodotto con un buon inci, mi sembra che qui in Italia sia venduto dalla Sephora, mi sembra di sì, o forse l'ho visto anche in OVS, potrebbe essere, comunque, boh, non lo so, mi sembra di sì.
Questi sono quanti ml? Sono 44 ml. Ci ho fatto due o tre shampoo, non ricordo di preciso. Non lo ricomprerei perché comunque tendo ad utilizzare altre cose. Però mi ha lavato bene i capelli. Non so questa cosa dei capelli biondi, penso che serva a preservare il colore. Mi è andato bene, lava i capelli, ecco, mettiamola così, lava i capelli, ma non lo ricomprerei. Poi ho finito una cosa che me la sono portata dietro nel tempo che non si sa, è della Nature's ed è un contorno occhi che in realtà aveva comprato mia sorella, ma a mia sorella dava fastidio perché mia sorella soffre molto nella zona del contorno occhi e nel senso che ce l'ha particolarmente delicata e tante cose le danno fastidio, le danno un po' di pizzicore, di bruciore, insomma queste cose qui. Per cui me l'aveva rifilata a me. Sono 15 ml, ma mi è durato che mi è durato. Questo è quello alla caffeina, credo, con kiwi e caffeina. Ed è appunto anti occhiaie. Io non soffro particolarmente di occhiaie, lo mettevo perché comunque devo mettere qualcosa nel contorno occhi. Io lo uso specificamente solo la sera, il contorno occhi. L'ho intervallato con quello appunto di Martina Gebhardt che ancora sto usando, che mi durerà nei secoli dei secoli, amen, perché dice appunto idratazione così, ma non ha niente a che vedere. Proprio 000. Secondo me questo coso è inutile, quindi non lo consiglierei mai, nonostante io non abbia queste grosse problematiche, non mi sembra un prodotto altamente valido da consigliare. Non ricordo neanche il prezzo, onestamente, perché appunto non l'ho manco comprato io, anche se ero insieme a lei quando l'ha preso, ma non mi ha fatto per niente simpatia e non lo consiglierei. Poi questa è una maschera viso della Freeman. Questa marca qui, non ho idea se si trovi da qualche parte sui vari siti inglesi o su Amazon inglese. Questa me l'ha mandata sempre Lucy un po' di tempo fa. Ne ho un paio di maschere di questa marca, Lucy e Lucy Medici. Non mi dimentico di dirlo, ma insomma penso che do per scontato lo sappiate. Non mi è piaciuta particolarmente. Questa è una maschera di quelle peel-off, quelle un po' trasparentine, no? Un po' gelatinose che applicate in uno strato molto sottile sul viso, la fate asciugare. Nel momento in cui sentite che tira, andate a. Ecco, a tirarvi i capelli, no? Andate a sollevarla, vien via, e quindi fa questa rigenerazione cellulare, insomma, vi dà modo di andare a pulire il visino. Non mi è piaciuta per una ragione, perché è molto molto collosa. Io sono abituata a quelle della Montagne Jeunesse che comunque sono molto morbide, c'è cioè una composizione gelatinosa molto molto morbida, per cui è anche molto facile da stendere in maniera sottile. Questa qui invece è molto densa, collosa, per cui ho avuto difficoltà anche ad andarla a stendere sul viso. Non era così automatica. Non so come dire, con questo quantitativo tenete conto che io in realtà ho ancora un'altra dose per fare l'ultima maschera. L'ho usata per 3 volte o 4, no, mi sembra 3, cioè 3 con quella che devo fare, quindi l'ho usata per 2 volte. Il problema è appunto nella stesura, perché siccome non riesco a stenderla in maniera tanto tanto sottile, in alcuni punti stenta un po' anche poi ad asciugarsi e a rapprendersi, quindi è poi anche difficile da togliere. Quelle della Montagne Jeunesse non hanno questo handicap, quindi preferisco quelle a questa. Però a me le peel-off piacciono molto come genere di maschera, mi piacciono. Poi ho finito, ultima cosa, non l'ho finito in realtà, faccio proprio, cioè, ve lo dico proprio in onestà, questo burro cacao che vi ho già fatto vedere in più di qualche video è della Montagne Jeunesse ed è teoricamente al miele. Nella fattispecie, vi faccio vedere quanto ne è rimasto perché sono stata fin troppo brava, fatemi un applauso. Ecco, questo è quello che è rimasto dentro. Si vede qualcosa? Questo qui. Perché? Perché puzza, 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 puzza di olio d'oliva in una maniera assurda. E per me è stata veramente una sofferenza perché poi è idratante e mi piace anche l'effetto sulle labbra. Però ero arrivata a un punto, mentre all'inizio trattenevo un po' il respiro, lo mettevo, svaniva. Alla fine io lo sento, lo sento, lo sento terribilmente, me lo sento da tutte le parti, per cui non sono più riuscita ad utilizzarlo e ho deciso di cestinarlo perché proprio non gliela fo più, ma nemmeno da prendere e da utilizzare come burro per, non lo so, per i gomiti, mi dà proprio fastidio l'odore, mi mette una nausea che mi viene un mal di stomaco che non avete idea. Quindi è questo qui, il prodotto è buono, ma la profumazione, signora Montagne Jeunesse o signor Montagne Jeunesse, fate qualcosa, cioè veramente orribile, terribile.
Questi sono tutti i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao!